Ragazze e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Come l'anno scorso, eccoci tornati alla predizione dei sorteggi di Champions. Alla nostra destra abbiamo due contenitori, quello con le prime del girone, ovvero Manchester United, Paris Saint-Germain, Roma, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Besiktas e Tottenham. E poi quello con le seconde del girone, ovvero Basilea, Bayern Monaco, Chelsea, Juventus, Siviglia, Shakhtar, Porto e Real Madrid. Prima di iniziare con il sorteggio ricordo che non possono essere sorteggiate due squadre dello stesso paese e che hanno giocato nello stesso girone, ad esempio Juve-Roma, che sono dello stesso paese, oppure Juve-Barcellona, che hanno giocato nello stesso girone. Detto ciò, possiamo cominciare con il sorteggio. Ovviamente partiremo con le squadre arrivate prime nel girone e di conseguenza, a seconda della squadra estratta, bisognerà levare dal contenitore delle seconde quella che ha giocato nello stesso girone e che è dello stesso paese. Andiamo a richiudere momentaneamente quello delle seconde e lo mettiamo da parte. E possiamo partire quindi con il sorteggio. Mescoliamo. Ah, ovviamente le lettere sono anche su quello del primo, sempre per facilitarmi il tutto, ma non andrò a guardare le lettere. Quindi andiamo a prendere un fogliettino, mettiamo da parte. Liverpool. Liverpool ha giocato nel gruppo E, di conseguenza bisogna rimuovere il Siviglia con la quale ha giocato nello stesso girone. Quindi andremo a rimuovere Siviglia, ok, e Chelsea, perché è un'altra squadra inglese arrivata seconda nel girone. Il Chelsea ha giocato nel gruppo C, quindi ok, eccolo qui anche il Chelsea che non può essere pescato. Richiudiamo il tutto e partiamo Basilea. Quindi la prima partita sarà Liverpool-Basilea. Inseriamo di nuovo il Siviglia e il Chelsea. Andiamo sul contenitore delle prime. Sono due. Ok, Barcellona. Il Barcellona ha giocato nel gruppo D insieme alla Juventus, quindi bisognerà rimuovere la Juventus. Mettiamolo qui intanto, quello del Barcellona. Bisogna rimuovere la Juventus, eccolo qui. Dopodiché il Siviglia, perché è squadra spagnola, eccolo, che lo stiamo trovando. Il Real Madrid, ok, arrivato anch'esso secondo, e il Siviglia. Quindi andremo a mescolare. Chelsea. Quindi Barcellona-Chelsea è la seconda partita. Rimettiamo i bigliettini del Real Madrid, del Siviglia e della Juventus e andiamo avanti con il sorteggio. Manchester City. Ok, Manchester City ha giocato nel gruppo F, di conseguenza bisogna rimuovere dal gruppo delle seconde lo Shakhtar, eccolo che lo stiamo trovando, ok, in questo caso solo lo Shakhtar perché non ci sono altre squadre inglesi arrivate seconde. Quindi riprendiamo il contenitore, chiedo scusa.
Real Madrid. Quindi Manchester City Real Madrid è la terza partita. Possiamo rimettere lo Shakhtar. Queste le spostiamo e proseguiamo. Tottenham. Il Tottenham ha giocato nel gruppo H insieme al Real Madrid, quindi non ci sono problemi delle squadre perché non ci sono altri inglesi arrivati secondi nel girone. Il Real Madrid l'abbiamo già estratto. Ecco, ne mettiamo il Tottenham in bella vista e vediamo contro chi andrà. Bayern Monaco. Quindi Tottenham Bayern Monaco è la quarta partita. Proseguiamo. Roma. La Roma ha giocato nel gruppo C insieme al Chelsea, quindi il Chelsea già è stato estratto, bisognerà rimuovere dal gruppo delle seconde solamente la Juventus. Ok, eccolo qui. Procediamo quindi con il sorteggio. Siviglia. Quindi la quinta partita sarà Roma-Siviglia. Rimettiamo la Juventus dentro. Questi chiudiamoli bene. Prendiamo il contenitore delle prime. Il Besiktas ha giocato nel gruppo G insieme al Porto. Di conseguenza, dal secondo contenitore bisognerà rimuovere il Porto. Ok, eccolo qui. E andiamo a mescolare. Juventus. Quindi la sesta partita sarà Besiktas Juventus. Andiamo a rimettere il Porto. Riprendiamo il primo. Manchester United. Ha giocato nel gruppo A, quindi non bisogna levare nessuna squadra dal secondo contenitore. Shakhtar. Quindi settima partita Manchester United Shakhtar. Sono rimaste solamente due squadre, però ovviamente andiamo a eseguire il pescaggio di entrambi. Quindi, Paris Saint-Germain che ha giocato nel gruppo B contro il Porto. Ecco le 8 partite che sono uscite a noi. La prima, Liverpool-Basilea. La seconda, Barcellona-Chelsea. Terza, Manchester City-Real Madrid. Quarta, Tottenham-Bayern Monaco. Quinta, Roma-Siviglia. Sesta, Besiktas-Juventus. Settima, Manchester United-Shakhtar. E ottava, Paris Saint-Germain-Porto. Questo video termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace che sarebbe ben gradito.
e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Inoltre potete commentare sotto questo video dicendo quali sono secondo voi gli abbinamenti di queste 8 partite. Detto ciò, grazie a tutti per la visione e arrivederci ad un prossimo video.